Criminologi e criminologia. Prima conoscevamo soltanto i nomi di alcuni criminologi di fama mondiale, come per esempio Francesco Bruno, contestato, però sicuramente persona preparata, tra l'altro recentemente scomparso. Oppure il famoso Semeraro, che fece anche una fine drammatica 40 anni fa. Ma col terzo millennio la professione si è di molto espansa e adesso ne abbiamo di fama nazionale o al limite di fama soltanto locale. I criminologi sono di supporto alla tesi di parte in genere ed è comprensibile che in questa veste si schierino, ma nel momento in cui fanno commenti, intervengono in interviste, pubblichino sui vari link, bisognerebbe che si riposizionassero dalla parte della verità. Ce ne sono alcuni che continuano a mantenere una posizione di parte anche quando, per esempio, l'imputato è stato assolto. Questo mi sembra un grave vulnus che non permette al comune fruitore, utente, di approcciarsi a un'analisi corretta, perché non tutti hanno gli strumenti per fare una selezione in questo mare magnum. Bisognerebbe forse fare un po' d'ordine e avere un codice deontologico prima di pubblicare la qualunque, anche a dispetto della verità processuale. Ciao, alla prossima.